Signore, grazie ancora in questo giorno che possiamo stare alla Tua presenza e possiamo parlare delle cose del cielo. E noi veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo e Ti chiediamo, Spirito Santo, guida ogni cosa e che la Tua benedizione, Padre, scenda su ognuno che sta ascoltando, che i loro cuori e le loro orecchie siano aperte. E Ti chiediamo ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Ancora buongiorno e shalom a tutti. Oggi non avremo la traduzione, quindi ho messo la maglietta Italia. Parleremo solo italiano oggi. E i traduttori sono impegnati, ma il Signore ci benedirà lo stesso. Le cose dello Spirito non hanno lingua. Il linguaggio dello Spirito è uno, è un linguaggio di amore. Il linguaggio di Dio è uno solo. È un linguaggio del Padre per i suoi figli. E grazie per ascoltare come sempre, e grazie che ancora ci state seguendo, grazie che condividete e postate i nostri video. Quindi, come diciamo sempre, lavoriamo insieme per lo stesso scopo, per il regno di Dio. E ancora oggi il Signore ci parlerà di qualcosa di molto importante, e come stiamo continuando a fare in queste settimane, vogliamo sempre parlare in questo momento, in questo tempo, dello Spirito Santo. E Lui è impareggiabile e non c'è nessuno come lo Spirito Santo. Questo è il regalo, che il dono che Dio ci ha fatto, la terza persona della Trinità. E vogliamo leggere ancora nel Vangelo di Giovanni, per favore, tutti con le Bibbie in mano. Parlerò più piano, così coloro che non capiscono molto bene l'italiano possono afferrare qualche parola e possono essere toccati nello Spirito. Quindi andiamo nella parola di Dio. Il nostro soggetto è l'impareggiabile Spirito Santo. Significa non c'è nessuno come Lui. Quindi nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo 14, versetto 20, la parola di Dio ci dice, qui sta parlando Gesù dello Spirito Santo: in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Colui che glorifica Cristo, sappiamo che, come dice anche sempre Giovanni al capitolo 16, al versetto 14, che colui che glorifica Cristo è lo Spirito Santo, e Cristo glorifica il Padre, in modo che c'è una santa connessione. Oggi vogliamo parlare ancora dell'incomparabile Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, quello che può fare nelle nostre vite. Il battesimo dello Spirito Santo non è qualcosa di insignificante, come qualcuno crede, non è un comune episodio che è successo solo 2000 anni fa, o un semplice gesto religioso, oppure la benedizione, dice alza le mani. No, non è semplicemente questo. Lui è impareggiabile. Quando noi riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, la promessa di Dio, la promessa che ha fatto Gesù, scende su di noi, la promessa vera e specifica di Gesù Cristo, e che solo Lui poteva farlo, perché Lui attraverso il sacrificio della croce è stato reso il più potente, il più idoneo a rilasciarci un altro se stesso, ovvero lo Spirito Santo, perché la Chiesa
i cristiani avevano bisogno di un altro come lui, erano troppo abituati alla sua presenza. Ed è meraviglioso, ed è la prova di ciò che ha fatto Gesù sulla croce, e l'ha fatto per noi. E Gesù è l'unico battezzatore, come dice in Matteo 3,14, ormai questo verso dovremmo conoscerlo tutti, ma se lo vogliamo prendere, Matteo 3,14, quando Gesù fa, Giovanni Battista fa questa affermazione: ma questi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Gesù già prima aveva detto che, prima di questo versetto, al versetto 11, disse: ma verrà un altro dopo di me che è più forte di me. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ovvero del pentimento per il perdono dei peccati, ma verrà un altro più forte di me che vi battezzerà con lo Spirito Santo ed il fuoco. E in queste settimane ne abbiamo parlato abbondantemente di questo. E solo Gesù poteva battezzare e può battezzare con lo Spirito Santo, nessun altro lo può fare. Questa è una delle sue opere più benedette. Il battesimo dello Spirito Santo non è simbolico o semplicemente cerimoniale, qualche cosa, ti metto un po' di olio nella testa, faccio una pregherina, non è il gergo religioso da usare nella liturgia della Chiesa o nel culto o nella congregazione. È il potere dello Spirito Santo inviato per potenziare la Chiesa. E oggi, senza il battesimo dello Spirito Santo, non possiamo fare assolutamente niente. Come diciamo sempre, e non per essere ripetitivi, senza il battesimo dello Spirito Santo, senza la presenza attiva dello Spirito Santo nella Chiesa, siamo solo un'organizzazione religiosa, un club di persone che si riuniscono e leggono solamente la Bibbia, e la Bibbia non vive attraverso di noi. Questo è quello che ha bisogno la Chiesa, questo è quello che ha bisogno la Chiesa, ovvero dello Spirito Santo. E attraverso la potenza dello Spirito Santo la Chiesa viene potenziata per il suo incarico terreno, perché chiunque può parlare di Dio, ma senza la presenza dello Spirito Santo sono solo parole senza potenza del cielo, e non stiamo adempiendo, non stiamo portando avanti l'invito di Gesù, ovvero il comandamento di Gesù, che noi avremmo ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe venuto su di noi. E la Trinità non è completa. Nessuno può avere un cambiamento duraturo, e non può avvenire nessun cambiamento nella vita di una persona con o attraverso la Chiesa senza la presenza dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo glorifica Cristo, e noi possiamo solamente parlare di Cristo quando lo Spirito Santo ci spinge, ci infiamma, ci infuoca e ci fa dire le parole che vengono dal cielo, così che la Bibbia possa prendere vita, ovvero la parola di Dio, le Sacre Scritture. E senza il battesimo dello Spirito Santo, ovvero senza la presenza attiva dello Spirito Santo, voglio dire una cosa di molto pesante, ma lo devo dire: la Chiesa è sopraffatta, quindi, dall'oscurità delle tenebre, quindi, e dai trucchi del nemico. Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Non perché lo dico io, ma perché l'ha detto Gesù. Lui ci avrebbe guidato in ogni cosa, come dice qui il versetto 13, di San Giovanni. Nel libro di San Giovanni, capitolo 14, al versetto 13, la parola di Dio ci dice:
No, scusate, capitolo 16, versetto 13. 16-13. Quando verrà, quando però sarà venuto lui, ovvero lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Non in qualche verità, perché non parlerà del suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Addirittura lo Spirito Santo ci parla profeticamente. Lo Spirito Santo ci conferma la parola di Dio, che è tutta profetica e tutta divinamente ispirata. Carissimi, senza lo Spirito Santo non possiamo fare nulla. Abbiamo bisogno che le nostre tradizioni, che alcune sono buone, ma non ci dobbiamo focalizzare sulle tradizioni come se tutte le tradizioni sono la nostra vita, o i nostri modi di fare, o le nostre abitudini. Abbiamo bisogno che le nostre tradizioni, come successe nell'alto solaio, siano spazzate via dal soffio dello Spirito Santo, perché le nostre tradizioni senza lo Spirito Santo sono arretrate e obsolete, ovvero non possono portare nulla di buono, non possono portare nessun cambiamento. È lo Spirito Santo che ci mostra Cristo, è lo Spirito Santo che ci rivela e che ci ispira, che ispira la Bibbia, perché Lui ha ispirato la Bibbia. Possiamo cantare, a volte dire benvenuto Spirito Santo, e possiamo dire qualsiasi cosa, ma quel benvenuto, ma lo Spirito Santo non viene per il nostro benvenuto. Lui non è un ospite o uno straniero che noi lo dobbiamo accogliere o invitare per una o due ore. Lui è il Signore dei cieli. È Lui che ci invita alla sua presenza. Non siamo noi che lo invitiamo. Attraverso la nostra santità, attraverso il nostro cuore aperto, attraverso la nostra attitudine alla nostra fede, lo Spirito Santo si muove. Ma non siamo noi che possiamo dare il benvenuto con una frase, con un rituale, ma soltanto aprendo il cuore a Lui e dicendo: Spirito Santo, Tu sei veramente, veramente il benvenuto. Io ho fede che senza di Te non posso fare niente, e che Tu sei la persona che sostituisce Cristo sulla terra. Tu sei il vicario di Cristo sulla terra in attesa della sua venuta. E le nostre tradizioni devono essere spazzate via dal fuoco e dal vento dello Spirito Santo, dal soffio dello Spirito Santo, così come successe quando gli apostoli erano nell'alto solaio e aspettavano. La parola di Dio in Atti 2:2 non dice che stavano pregando per lo Spirito Santo, stavano semplicemente aspettando in ubbidienza alla promessa di Cristo, alla promessa che Gesù aveva fatto: ma voi non vi allontanate da Gerusalemme fin quando non vi avrò mandato un altro me stesso, lo Spirito Santo. Lo vogliamo leggere insieme in Atti 2:2? Atti degli Apostoli, o Fatti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 2. E dice: improvvisamente, loro non stavano pregando lo Spirito Santo perché ancora non avevano capito il vero significato, ma stavano ubbidendo alla promessa di Gesù, come lo dobbiamo fare anche io e te. E dice: improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti, e apparvero delle lingue di fuoco che si dividevano su ognuno di loro, ovvero si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Lo Spirito Santo
Sapete che cos'è? È la persona, è la terza persona della Trinità, è l'atmosfera del cielo stesso. Il cielo scende qua giù con Lui. Quando noi lasciamo luogo e siamo riempiti di Spirito Santo, il cielo si muove in mezzo a noi, perché il Padre l'ha promesso. Voi non riceverete debolezza, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Il soffio di Dio, il pneuma di Dio, così anche chiamato, è il vento del cielo che soffia sulle nostre tradizioni e abitudini soffocanti. Senza la presenza dello Spirito Santo, le tradizioni e le nostre abitudini ci soffocheranno. Non possiamo fare nient'altro. Abbiamo bisogno della presenza attiva dello Spirito Santo. Le tradizioni sono soffocanti e stagnanti, ma quando arriva lo Spirito Santo, quando lo Spirito Santo si muove, porta il cielo sulla terra e porta momenti di ristoro per tutti. Lo Spirito Santo, così come Gesù è la porta, è stata la porta per la vita eterna, lo Spirito Santo è colui che convince i cuori di peccato, di giudizio e di giustizia, ma lo Spirito Santo è la porta per portare il cielo sulla terra. Tra Gesù e il Padre sappiamo benissimo che Gesù, senza Gesù noi non abbiamo la vita eterna, e per avere la vita eterna dobbiamo accettare Gesù Cristo come Salvatore e Signore della nostra vita. Ma Gesù stesso ha detto che è lo Spirito Santo che convince i cuori di peccato, di giudizio e di giustizia, perché lo Spirito Santo è colui che glorifica Cristo e che convince i cuori per credere nel sacrificio della croce e la potenza di Dio sulla terra. Quindi senza lo Spirito Santo, la Chiesa, noi stessi, siamo stagnanti e morti. Essere battezzati nello Spirito Santo è come essere in un luogo dove scende la pioggia del cielo, la pioggia benedetta, l'ultima pioggia, come dice il profeta Gioele. E avverrà che negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli avranno dei sogni e profetizzeranno. I vostri vecchi avranno avranno dei sogni. I vostri figli avranno delle visioni e profetizzeranno. Questo è quello che il Signore vuole fare. Ma dobbiamo dare veramente luogo allo Spirito Santo, perché Lui è incomparabile, non c'è nessuno come Lui. Lui sta sostituendo Cristo sulla terra, e se non c'è la presenza dello Spirito Santo, quando noi diciamo nel nome di Gesù, non succede niente. Possiamo cantare, ballare, fare quello che vogliamo, ma lo Spirito Santo è quello che porta il cielo sulla terra, e con lo Spirito Santo i cieli e la terra sono connessi, e nella terra scorrono fiumi vivificanti di acqua viva che producono le benedizioni che mettono fine alla siccità, a ogni siccità che c'è sulla terra e nella Chiesa. Non possiamo fare a meno dello Spirito Santo. Noi sappiamo che anche nel Vecchio Testamento, quando lo Spirito Santo scendeva su un profeta, su un re, su un sacerdote, c'era direzione, c'era guarigione, c'era liberazione. Ecco perché i discepoli, poi apostoli, dopo che ricevettero il battesimo dello Spirito Santo, poterono andare a conquistare tutto il mondo. Purtroppo, come abbiamo predicato l'altra volta, molti nelle chiese sono convinti che il Signore è venuto solo per la loro chiesa, per loro stessi. E quando abbiamo la presenza dello Spirito Santo,
Non saremo più egoisti ed ipocriti a pensare solo a noi stessi, a cercare la benedizione per noi stessi. Ma anche quando cammineremo per la strada e vedremo qualcuno che è ammalato, qualcuno che è povero, qualcuno che sta soffrendo, noi saremo pieni di compassione, perché lo Spirito Santo porta la compassione che portò Cristo sulla croce. E allora pregheremo per gli ammalati, pregheremo per coloro che stanno soffrendo, pregheremo per tutti, perché lo Spirito Santo ci porterà dentro dei nostri cuori la compassione di Cristo. E anche noi, quando lo Spirito Santo sarà pienamente e governerà la nostra vita, noi avremo lo stesso sentimento di Cristo, la stessa compassione, la stessa misericordia, e il nostro cuore piangerà per i perduti, non solo per noi stessi. L'amore che lo Spirito Santo mette dentro di noi è senza fine, è lo stesso amore che il Padre prova quando ha detto che ha provato, quando ha detto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, che ha dato il suo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo nella Chiesa, nella nostra vita. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno che la Chiesa cominci a piegare le sue ginocchia e a dire: Signore, fino a questo momento io ho peccato, perché il sacrificio della croce non è fermo solo sulla salvezza, ma anche, ma principalmente sulla guida dello Spirito Santo, perché non possiamo realizzare pienamente o espandere il sacrificio della croce senza che lo Spirito Santo governi la nostra vita. Non lo possiamo fare assolutamente. E ancora oggi te lo voglio chiedere veramente nel nome di Gesù, che tu veramente apri il tuo cuore al Signore e ricevi veramente e abbi il profondo desiderio di farti guidare dallo Spirito Santo per te stesso, per la tua chiesa, per la tua famiglia, che tu possa dire: Spirito Santo, io sono qui, arreso completamente a te, affinché il nome di Gesù sia innalzato e anime vengono al Padre. Vogliamo pregare insieme ancora in questo giorno? E se tu sei collegato per la prima volta, la parola di Dio dice che tutti abbiamo peccato e solo accettando Gesù Cristo come Salvatore e Signore i tuoi peccati sono salvati. Nessuna religione ti può salvare, ma solo credendo nel sacrificio della croce, perché Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, e Gesù Cristo è l'unico battezzatore, è l'unico che ci ha mandato lo Spirito Santo. E se tu accetti Gesù, lui verrà a vivere nel tuo cuore, sarà il tuo Signore e il tuo Salvatore, e lo Spirito Santo sarà la tua guida, e il Dio Onnipotente sarà il tuo solo Dio. Ti voglio chiedere in questo giorno di ripetere insieme a me, se ancora non l'hai fatto, e la Chiesa, i fratelli mi aiutano per favore, che nello Spirito la nostra voce possa echeggiare e che anime ancora in questo giorno si possano salvare ed essere battezzate con lo Spirito Santo. Per favore, scrivi il tuo nome nel libro della vita, pentiti dei tuoi peccati e sarai battezzato con lo Spirito Santo. Vuoi ripetere insieme a me, per favore? Chiudi i tuoi occhi, per favore, e alza le tue mani e ripeti insieme a me: Padre Celeste, oggi io vengo davanti a te nel nome di Gesù Cristo. Riconosco di essere un peccatore e riconosco anche che Gesù Cristo è morto per i miei peccati sulla croce. E oggi lo accetto con tutto il mio cuore come mio
Salvatore come mio Signore. E ti dico, Gesù Cristo, tu da oggi sei il mio Signore, perché tu hai cancellato i miei peccati su quel legno della croce, versando il tuo prezioso sangue. Oh, grazie Padre, perché da questo momento sono tuo figlio o tua figlia. E ti chiedo ogni cosa, Padre, e lo credo con tutto il mio cuore, nel nome glorioso del Signore mio Gesù Cristo. Amen e amen. E ora ancora, se tu non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ti voglio chiedere che tu apri il tuo cuore, perché la parola di Dio dice che la promessa, dice San Pietro, dopo che fu battezzato nello Spirito, la promessa è per voi, per quelli che verranno e per quanti sono lontani. Tu sei quello lontano. Quindi ti voglio chiedere in questo giorno che tu apri il tuo cuore e riceva, solo ricevere, come hanno fatto i discepoli, il battesimo dello Spirito Santo. Lo devi solo ricevere. Devi credere che è anche per te. Quindi per favore, alza le tue mani e dici insieme a me: caro Gesù, io credo nella tua promessa, io credo nella parola di Dio e credo che il giorno di Pentecoste non è stato solo 2000 anni fa. Signore, che oggi per me sia il giorno di Pentecoste e io in questo momento ricevo con tutto il mio cuore e lo credo con tutto il mio cuore e lo confesso con la mia bocca che tu oggi mi battezzi con lo Spirito Santo. Grazie Padre, perché mi hai battezzato e mi hai riempito di virtù dal cielo. Nel nome di Gesù, amen. E voglio pregare ancora per tutti i fratelli in Cristo che hanno messo da parte il battesimo dello Spirito Santo. Alza le tue mani per favore al cielo e dici: oh Spirito Santo, ravviva le lingue, ravviva il battesimo in me, ti chiedo perdono perché non ho adempiuto la tua parola, perché non ho parlato in lingue, perché ho pensato ad altre cose. Ancora ravvivami Spirito Santo. Grazie Padre, nel nome di Gesù, amen e amen. Ancora preghiamo per la guarigione. Metti la mano nella parte del tuo corpo che ha dolori. Se hai depressione, mettila nella tua testa. Pensieri negativi, qualsiasi sia il tuo problema, il Signore è in ogni luogo e lo Spirito di Dio è lì presente in mezzo a noi. E voglio pregare affinché tu sia guarito nel nome di Gesù. Metti la mano dove hai dolore, dove c'hai un'infermità e ricevi adesso nel nome di Gesù la guarigione divina, la guarigione che Cristo ha conquistato sulla croce per il sangue di Gesù. Sii guarito, si libera ora nel nome di Gesù, amen e amen e amen. Quindi grazie per aver ascoltato. Ricevi la benedizione di Dio. Prendi tutte queste parole, conservale nel tuo cuore, nella tua anima e sii benedetto. E voglio lasciare la benedizione di Dio nella tua casa, nella tua famiglia, nella tua professione. Vedo che c'è collegato qualche mio collega. Che Dio ti protegga, che Dio protegga tutti e accampi gli angeli suoi intorno a te. E ti voglio ringraziare per aver ascoltato. E per favore, se sei stato benedetto, condividi, ovvero share e posta per i tuoi amici. Quindi ti benedico, ti voglio ricordare che per coloro che sono a Montreal non c'è più posto per venire in chiesa, la legge dice 50 persone e già lunedì era tutto pieno. Puoi telefonare ancora per prenotarti per le prossime settimane, ma stanno dicendo che forse fra poco possiamo essere
250 in chiesa se mettiamo la mascherina. Quindi un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti i pastori che vedo che ci stanno seguendo, un abbraccio a tutti i fratelli, a tutti voi, e che Dio ci benedica tutti insieme grandemente, e che l'amore di Dio Padre, la grazia del Signore Gesù Cristo, i doni e le consolazioni dello Spirito Santo siano con tutti voi. La pace del Signore, la shalom di Dio sia con tutti voi. Amen e pace a tutti.